relativa alle mancanze e alle proposte che invece si possono fare anche pur stando all'opposizione. Vedete, noi spendiamo ogni anno migliaia di euro per le cause legali che puntualmente il comune perde nei confronti di cittadini che citano in giudizio il nostro ente comunale dicendo: io ho fatto l'incidente con la mia macchina, mi si è spaccata una ruota, mi sono spaccati gli ammortizzatori, ho avuto un danno, me lo devi risarcire perché il manto stradale è ridotto in condizioni pietose. Noi ci siamo permessi anche su questo di fare una proposta. Non è una proposta, diciamo, pazza e folle. E sapete perché non è pazza e folle? Perché in altri comuni, anche in realtà del sud, non soltanto il centro nord, magari più spesso questo succede al centro nord, ma anche in realtà del sud, i comuni si sono dotati di un regolamento comunale per quanto riguarda la manutenzione stradale. E quel regolamento è lo strumento per cui si dice alla ditta: attenzione, se tu hai la responsabilità di fare i lavori in quella via, non te ne puoi cavare alla buona, buttando qualche colata di cemento alla carlona, ma tu devi rispondere del tipo di lavoro che fai. E quindi in quel momento i lavori vanno fatti nella maniera migliore possibile e il traffico deve essere chiuso fino a quando il manto stradale non è nelle condizioni di essere poi riutilizzato dalle auto. E magari, se si ha un pochettino di inventiva, noi possiamo prendere, ma che so, tre giovani geometri, tre ragazzi magari, diciamo, di buona volontà, di poca esperienza, facciamo una convenzione e loro a rotazione fanno esperienza andando sui cantieri e andando a verificare che i lavori vengono svolti nella maniera adeguata possibile. Vedete, non ci vuole chissà quale scienziato per fare questo, è che ci voglia chissà quale mente illuminata, perché le esperienze ci sono, basta guardare fuori dal proprio cortile, basta guardare quello che succede in altre realtà. E questo è il punto. Io sono anche disposto, lo dico così, però veramente faccio una provocazione. C'è chi dice giustamente: i nostri politici, i nostri rappresentanti devono prendere di meno. Io sono disposto a fare questa proposta provocatoria. Io darei anche di più a chi va a amministrare, a patto, a condizione però, che prendesse il telefono quantomeno, prendesse il computer, prendesse anche la macchina per girare, per andarsi a confrontare con gli altri amministratori virtuosi che esistono in altri comuni, in altre realtà, e andasse con umiltà a imparare come si amministra una macchina, no? Come quella amministrativa, come quella del nostro ente comunale. Questo dovrebbe essere lo spirito che dovrebbe animare chi va a rappresentare il popolo savese nel palazzo del municipio. Questo dovrebbe essere. E a proposito di palazzo del municipio, si sente parlare ultimamente di qualche discussione un pochettino sopra le righe con qualche dipendente. Ci sono situazioni oggettivamente un pochettino antipatiche, come esempio quella che è legata alla scuola bus. Voi sapete, chi guidava lo scuolabus fino a qualche settimana fa ora non lo può fare più, e adesso si tratta di gestire questa nuova emergenza con una pianta organica che scarna e con dipendenti comunali che molto spesso devono sobbarcarsi il doppio del lavoro. Io sono dell'idea che, non soltanto a Sava, in generale, c'è sempre un discorso che è molto retorico sui dipendenti comunali. Io penso che ci sono dipendenti comunali che sono splendidi, che sono in grado di fare anche più del lavoro che gli viene richiesto, ma lo fanno anche perché c'è chi invece purtroppo non porta avanti fino in fondo il compito che gli è assegnato. Questa è la situazione, ma al di là di questo noi abbiamo un problema proprio con la pianta organica, perché in un momento in cui i tagli si fanno sentire e questo dogma del patto di stabilità sta strozzando gli enti locali, le piante organiche non ce la fanno, non sono adeguate per dare i servizi di cui la cittadinanza ha bisogno. Ma allora io dico, ma chi amministra che cosa aspetta su questo? A battere i pugni nei confronti del governo nazionale, a mettersi insieme agli altri amministratori locali per dire che questo patto di stabilità sta soltanto privando i cittadini italiani di diritti che sono acquisiti, che sono fondamentali. No, anche su questo
noi leggiamo degli schiaffi. Ora non entro nel merito della polemica, io non conosco l'episodio, non vi voglio dire come la penso, non è questo l'importante. Ma parliamo di questo, non riusciamo invece a fare un ragionamento su come riorganizzare la pianta organica, su come riorganizzare il sistema dell'organico comunale. Eppure anche lì, un anno e mezzo fa, si saliva sul palco e si diceva al primo punto del programma la riorganizzazione degli uffici. Avete visto qualcosa voi? No. E a proposito di altre promesse un pochettino da marinaio, permettetemi, mi viene in mente invece un'altra questione che è legata agli immobili, agli spazi. Noi abbiamo tutta una serie di cattedrali nel deserto, tutta una serie di immobili pubblici che sono stati costruiti con fior fior di soldi della comunità e che sono abbandonati, abbandonati, e questo è francamente uno scandalo. In campagna elettorale anche chi oggi attualmente amministra saliva e diceva che bello quel macello sulla via di San Marzano, noi faremo una bellissima cittadella dell'artigianato e del commercio. Era una cosa suggestiva, era anche bello sentirlo dire, ma passati 18 mesi io mi chiedo che fine abbiano fatto quei propositi che erano scritti nel programma. Nulla di nulla. Palazzo Spagnolo Palma doveva essere il museo della civiltà contadina, ma che bello, no? Nella nostra Sava, noi che abbiamo questo rapporto bellissimo con la terra, con l'agricoltura, e questo poi è un momento particolare perché andiamo tutti a raccogliere le olive in campagna, sarebbe stato bellissimo averlo. Beh, ma le cose che sono state dette in campagna elettorale, poi le avete ritrovate? Nulla, nulla di nulla. Questo è il problema, questo è il problema. Io mi rendo conto che ormai il popolo savese è sempre più sfiduciato, sfiduciato, disilluso, ma io penso che se ricominciamo a fare politica quotidianamente, non soltanto un mese prima delle elezioni, se torniamo a parlarci, a confrontarci, anche a scontrarci, e se siamo in grado, ciascuno di noi, anche di fare, diciamo, un'operazione di discesa in campo, io... Perdonatemi se uso questa metafora un pochettino illustre usata da qualcun altro, ma voglio dire, dovrebbe essere questo, cittadinanza che torna a appassionarsi della vita del paese, che torna a impegnarsi. Se riuscissimo a fare questo, io penso per esempio che c'è un problema grandissimo legato alle risorse, i nostri comuni hanno sempre meno soldi da poter spendere, ma se così è, se questa situazione non dovesse cambiare da qui a 5-10 anni, nulla vieta, ve lo dico sinceramente, di immaginare forme di servizio, no, civile a livello locale per cui ciascun cittadino a un certo punto, soprattutto i cittadini che hanno un pochettino più di tempo, si mettono a disposizione un pochettino quello che è stato fatto con i nonni vivi, che alla fine, devo dirvi la verità, è un esperimento che secondo me ha un suo senso e potrebbe essere replicato anche in altri ambiti. Cioè dobbiamo essere anche noi a un certo punto a osare di più, a metterci in discussione, a metterci in gioco. Questa è la situazione a livello locale. Ci sarebbero tante altre questioni da illustrare, tante altre problematiche, ma adesso voglio fare un passaggio invece un pochettino più ad ampio raggio. Voglio parlarvi di quello che è il nostro territorio, ma di quello che è il nostro territorio riferendomi a tutta la parte orientale quantomeno della provincia di Taranto. Vedete, noi abbiamo degli amministratori pubblici, dei politici, che nella maggior parte dei casi non sono conosciuti, e non sono conosciuti né a Bari, né a Roma, ma neanche banalmente a Taranto, hanno poco potere contrattuale. Di più, su alcune questioni specifiche che riguardano il nostro territorio, questioni molto molto importanti sulle quali si gioca il futuro dello sviluppo del nostro territorio, sono un pochettino o distratti, o addormentati, o silenti. Io ve ne cito uno, è per esempio la questione della regionale 8. Qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, questa opera faraonica, 50 km per il tratto da Talzano ad Avetrana. C'è stato detto che la regionale 8, se si farà, porterà a uno sviluppo alternativo per Taranto e provincia. Verrà riqualificata la nostra litoranea,
Sarà un gioco da ragazzi attirare i turisti potranno venire nel nostro bellissimo mare e non avranno più i disagi legati alla nostra litoranea. Questo praticamente è un libro dei sogni. Poi uno va a farsi i conti in tasca, uno va a vedere il progetto che viene bocciato dalla Commissione per la valutazione di impatto ambientale della Regione perché interessa delle aree che sono protette, e si rende conto che rischia di essere una sterminata colata di cemento che non porterà sviluppo a Sava, non porterà sviluppo alla parte orientale se viene realizzata così. Qualcuno fa anche notare che la regionale 8 potrà anche essere un'opera strategica, ma qui a Sava noi stiamo aspettando da 25 anni la Bradanico-Salentina, la Bradanico-Salentina, che dovrebbe essere quell'arteria stradale che veramente potrebbe rappresentare per noi che siamo terra di confine tra il Leccese e il Tarantino, il volano del nostro sviluppo. Ma voi avete sentito qualche vostro rappresentante? No, che magari su questo ha provato ad articolare? Devo dire, lo ha detto il sindaco Dario Iaia quando c'è stata la polemica sulla regionale 8, ha preso una posizione che io non condivido fino in fondo perché penso che la priorità sia la Bradanico-Salentina. Per il resto continuo a vedere silenzio e mi preoccupo. Poi c'è un'altra questione, sicuramente tanti di voi vorranno avere novità su un'altra questione che riguarda tutta la parte orientale della provincia, ed è la questione forse cardine di cui tanto si parla qui a Sava, giustamente, che è quella del depuratore consortile. Io devo dirvi questo, l'annuncio è di qualche giorno fa. La Regione Puglia ha trovato l'accordo presso il Ministero dell'Ambiente, quindi con il Ministro Orlando, accordo che permetterà non soltanto su Sava e Manduria di avere, come si spera, nei tempi più rapidi possibili, un impianto per la depurazione delle acque funzionante, ma per mettere al riparo tutta la rete di smaltimento delle acque reflue della Regione Puglia, perché voi non so se lo sapete, noi siamo stati fino all'altro giorno a rischio infrazione comunitaria. Sapete cosa significa l'infrazione comunitaria? Significa che a un certo punto arriva l'Unione Europea e dice: come? Voi a Sava e a Manduria non c'avete ancora il depuratore, non vi funziona, non l'avete fatto, che cioè, vabbè, se così stanno le cose io ti multo e ti faccio pagare penali salatissime, parliamo di milioni di euro, con centinaia di migliaia di euro per ogni giorno in cui i cantieri non partono, perché tu sei inadempiente rispetto a quelle che sono le leggi. Se tutto va bene, e io veramente me lo auguro, la Puglia riuscirà a chiudere tutte le infrazioni, le procedure di infrazione, senza dover pagare un euro, ma investendo 370 milioni di euro sulla rete dei depuratori. E su questo faccio un passaggio, perché giustamente tutti mi dite: ma allora, sul depuratore Sava Manduria, quali sono le novità? La novità principale, l'avrete letto sulla stampa, è di una lettera che il capo di gabinetto della presidenza della regione, Davide Pellegrino, ha inviato a Massafra, il nuovo sindaco di Manduria, dicendo sostanzialmente: la regione sta mettendo in campo tutti i tentativi possibili per riutilizzare le acque, perché le acque sono una risorsa, noi non possiamo disperderle facilmente, soprattutto in un momento come questo, però il depuratore si deve fare, perché il depuratore è un diritto della popolazione savese anzitutto, ma anche della popolazione manduriana e di quella delle marine. Il depuratore si farà e la soluzione è quella di comunque di prevedere lo scarico a mare per il troppo pieno. Questo è. C'è un aggiornamento, perché pare si stia lavorando anche una modifica del progetto che preveda per esempio il convogliamento delle acque verso l'invaso Pappadai, che è quello che sta tra Fragagnano e Monteparano. Anche questa è un'altra opera che per tanti anni è stata abbandonata all'incuria, e poi quelle acque che riceveranno anche le acque sanificate e bonificate di Marpiccolo verranno convogliate verso il Leccese. Ma si vedrà, la cosa importante è che l'impegno della regione da questo punto di vista non viene meno, e quindi speriamo di poter vedere già l'anno prossimo la prima pietra posata di questo depuratore consortile, sperando però anche che sia un'opera con il minor impatto ambientale possibile. Questo è fare politica e confrontarci su queste questioni. E ve ne dico un'altra sulla quale siamo in ritardo, ma che ci riguarda, tornando proprio al discorso della gestione dei rifiuti.
I nostri rifiuti, l'indifferenziato, va a finire nella discarica di Manduria, Manduria Ambiente, che a quanto dice la ditta che lo gestisce, sta esaurendo le volumetrie. Quindi sostanzialmente Manduria Ambiente dice: o ci date la possibilità di sovraelevare la discarica, oppure voi vi ritroverete 17 comuni della parte orientale della provincia di Taranto, quindi anche il comune di Sava, con l'immondizia per strada, come se fossimo nella Napoli di 5 anni fa.